Ben ritrovati a Robby Extra e soprattutto buon compleanno, Robby. Il nostro mensile, infatti, compie 30 anni e tanti auguri al direttore Paolo Auguri a Confalonieri. noi, ma auguri soprattutto a Orobie con il primo numero che ho qui in mano, che risale appunto a 359 numeri fa, cioè all'agosto del 1990, quando uscì per la prima volta la rivista Orobie. L'editrice era Cesare Ferrari, l'editrice Ferrari di Clusone, e poi da lì tanti tanti numeri che si sono susseguiti. La caratteristica era che allora si parlava soltanto di Bergamasca, delle montagne di Bergamasche, e era comunque un menù di tra natura, cultura, attualità, dalla montagna bergamasca fino alla città, perché l'obiettivo era quello di far dialogare questi mondi, la montagna con la città, e oggi invece siamo a una dimensione lombarda, ma continuiamo questo impegno nel raccontare le bellezze che ci circondano, le tante sorprese che la Lombardia più bella ci regala. E sul numero di agosto appunto mostriamo un po' i vari passaggi che ci hanno portato fin qui. Sì, i vari passaggi, le date un po' più simboliche che hanno caratterizzato la storia di questa rivista, quindi appunto dal passaggio all'ambito prettamente locale a quello più lombardo, il passaggio anche di editore da Cesare Ferrari al gruppo Sesape e alle edizioni Oros che ancora oggi stampano, pubblicano Orobie, e quindi poi anche le varie evoluzioni a livello grafico, la copertina. All'inizio, come abbiamo visto, l'immagine non era tutta pagina, poi strada facendo invece i cambiamenti si sono introdotti, la fotografia ha avuto la valorizzazione che merita anche all'interno della rivista, oltre che nella copertina, e quindi davvero tante novità, e le raccontiamo in queste prime pagine del numero di agosto, che vogliono essere un po' il numero celebrativo di questi 30 anni insieme. Un omaggio doveroso e anche giustificato, insomma, per la longevità della rivista. E poi rendiamo omaggio però anche a Bergamo nel numero Eh di sì, agosto. abbiamo un servizio molto particolare che è reso possibile grazie a un amico di Orobie, vale a dire a Simone Moro, che con il suo elicottero ha sorvolato Città Alta, e con il fotografo Matteo Zanga hanno realizzato degli scatti molto belli. Un abbraccio dal cielo alla città così tanto provata dall'emergenza del Covid-19, del coronavirus, e che quindi noi restituiamo nella sua bellezza da un punto di vista inedito. Erano i giorni del lockdown, quelli in cui Simone Moro e Matteo Zanga sono entrati in azione con l'elicottero, con la macchina fotografica, e quindi sono riusciti anche da quote che solitamente non sono consentite agli elicotteri sopra la città di Bergamo per via del volo aereo, del traffico aereo che c'è dall'aeroporto di Orio al Serio, dall'aeroporto del Caravaggio. Sono riusciti a realizzare davvero degli scorci molto particolari. Un abbraccio che tra l'altro non coinvolge solo la parte monumentale della città, la parte storica, il cuore di Bergamo e della sua provincia, ma anche i territori vicini, quindi l'hinterland, la pianura, la città bassa, e poi si spinge fino alle prime catene montuose, alle prime colline, poi fino su alle Orobie. Quindi vuole essere davvero un omaggio particolare alla città di Bergamo, e continuando quella che è la nostra attenzione per il nostro territorio, sapendo poi che nel frattempo sia Bergamo che Brescia saranno le capitali della cultura per il 2023. Quindi a maggior ragione da qui in poi avremo un'attenzione particolare su quello che è il patrimonio che ci circonda anche dal punto di vista artistico e architettonico. Per quanto riguarda la rivista, noi proponiamo anche un altro viaggio del nostro Panseri, che sempre si impegna in lunghe esplorazioni del nostro territorio, questa volta in bicicletta e questa volta seguendo l'Adda. Eh sì, è un itinerario che viene proposto, articolato in 4 giorni, e noi l'abbiamo titolato A filo d'acqua, perché Maurizio Panseri ripercorre proprio con la bicicletta, con la mountain bike, insieme ad altri due amici, quello che è il corso dell'Adda, partendo dalla foce, dall'emissione dell'Adda nel Po, quindi da Cremona, e pedalata dopo pedalata risale tutto il corso, quindi attraversa gran parte della località
Lombardia, e anche questo è un abbraccio che proponiamo in questo periodo molto particolare, e tra l'altro nella serie di servizi che noi stiamo dedicando alle acque di Lombardia. E quindi piano piano raggiunge quindi il milanese, poi siamo nel territorio bergamasco, siamo vicino per poco, passiamo per Como e quindi poi per Lecco, e quindi infine saliamo fino ad arrivare alle sorgenti dell'Adda. Un viaggio tra emozioni, tra paesaggi, tra suggestioni che il corso dell'Adda offre a chi insomma lo vuole vivere, e con una particolarità: noi abbiamo prestato attenzione alla mobilità sostenibile, e anche questo itinerario può essere percorso a tappe utilizzando il treno, quindi ci si può spostare da un punto all'altro con la bicicletta, o alternando l'utilizzo della bicicletta a quello del treno, quindi un modo green per scoprire ciò che ci circonda. E proprio la bicicletta è lo strumento green per eccellenza in questo momento più che mai. Eh sì, davvero. E noi tra l'altro in questo numero di agosto della nostra rivista dedichiamo alla bicicletta anche un altro servizio, questa volta scomodando dei campioni, perché sono i CT della nazionale di snowboard, l'amico Cesare Pisoni, che già ci ha abituato a scrivere testi e a proporci esperienze particolari sulla nostra rivista, insieme all'altro CT Rudy Galli, che è con due campioni, con la Moioli e con Bormolini, campioni di snowboard, quindi della tavola, percorrono degli itinerari intorno a Livigno, ci mostrano l'ambiente attorno a Livigno in bicicletta, con la mountain bike, e qui siamo tra paesaggi molto belli, tra le montagne dell'Alta Lombardia, e con suggestioni che davvero invitano non solo gli appassionati della bicicletta, ma anche quelli che vogliono compiere delle escursioni facili a mettersi in cammino, perché è la stagione giusta, è il periodo giusto per affrontare questi itinerari che la nostra terra offre. E peraltro in entrambe le nostre proposte si trovano strutture, si trovano ciclo pedonale, insomma si trovano veramente tutto l'habitat per i ciclisti. Eh sì, come abbiamo detto prima, per l'esperienza lungo l'Adda la maggior parte del percorso è lungo la ciclabile, quindi voglio dire percorsi protetti, e quindi salvo pochi tratti lontani anche dal traffico consueto delle macchine, dei camion, dei mezzi pesanti. E quindi una dimensione che ci unisce ancora di più alla natura, e credo che in un periodo come questo di rinascita e di ripresa dopo tutto quello che abbiamo passato, la natura abbia molto da darci in quanto a ricariche. E di riscoperta del nostro territorio. Certo. Sì, sì, sì. Fortunatamente e felicemente. Fortunatamente e felicemente, e ci troviamo in un contesto davvero particolare che merita la nostra attenzione. Noi spesso raccontiamo di itinerari in alta montagna con immagini molto belle, però non dobbiamo dimenticare che la bellezza è proprio dietro l'angolo. La si vede nelle immagini che mostriamo in questo numero di agosto, in Città Alta, nel cuore storico e artistico di Bergamo, lo si vede anche nei molti servizi che vi proponiamo, nelle bellissime fotografie che anche in questo numero i nostri fotografi ci hanno fornito. E questi atleti con cui abbiamo pedalato a Livigno spesso si trovano lì anche quando c'è neve, proprio per i loro allenamenti. Questa volta si sono cimentati in una veste diversa, potete farlo anche voi seguendo questo itinerario che ci viene spiegato come sempre da Massimo Sonzogni. Quello che abbiamo percorso in sella alle mountain bike è un tracciato molto panoramico sulla bella vallata di Livigno. Il piccolo Tibet è il fulcro a cui ruota attorno la nostra pedalata. Dal centro della nota località turistica dell'Alta Valtellina siamo saliti alla stazione di partenza della Seggiovia Sponda e abbiamo costeggiato tutto il versante ovest tra il Mottolino e la Valle delle Mine. All'inizio si avanza su sterrato che progressivamente si stringe e rimane comunque un bel sentiero. Il segnavia è il 121, le pendenze non sono mai eccessive e incontriamo due baitel, le caratteristiche baite della zona, quello dalla Blesse e quello dall'Ifema. Una volta superati, il tracciato scende con pendenze anche importanti, ma su terreno sempre ben tenuto.
Questo consente la conduzione della mountain bike senza che vi siano particolari difficoltà. Attraversiamo prati ricchissimi di achillea, l'erba officinale utilizzata per la produzione della taneta, tipico liquore digestivo valtellinese. Ci abbassiamo fino a oltrepassare la Valle delle Mine e proseguiamo in leggera salita in direzione del versante nord-ovest del paese. Entrati nel bosco, sul sentiero 116 sotto il Monte del Buon Curato, arriviamo a incrociare la strada che sale al Passo Forcola. Da qui vari saliscendi ci portano ad apprezzare le tee, tradizionali costruzioni dei contadini locali fatte in legno e pietra, con annesso il fienile. La pedalata taglia le piste da sci che scendono in paese, il segnavia è il 190, lungo le pendici della frequentatissima area sciistica Carosello 3000. La attraversiamo completamente e ci addentriamo in Valle Federia. Dopo circa un chilometro su asfalto rieccoci su sterrato. Si sale progressivamente superando vari ponticelli. L'itinerario è il numero 167. All'Alpe Federia, a 2207 metri di quota, impossibile resistere ai prodotti a chilometro zero dell'agriturismo omonimo. Dopo la sosta ripercorriamo a ritroso la valle. Una piacevolissima pedalata che ci porta alla chiesetta dell'Immacolata di Vieira, all'entrata di Livigno, davanti al lago e vicinissima alla nuova struttura per lo sport e il benessere dell'Acqua Granda. Da qui, in pochi minuti, ci riportiamo in centro. Siamo di nuovo insieme a Orobie Extra, siamo in compagnia del direttore Paolo Confalonieri, vi stiamo raccontando il numero di agosto in questi giorni in edicola. Abbiamo parlato di Bergamo, abbiamo parlato di bicicletta, abbiamo parlato di vallate e parliamo anche di lago. Eh sì, parliamo dell'Essebino per un anniversario un po' particolare, a 4 anni dalla grande installazione che venne effettuata proprio sulle acque del lago di Iseo. Abbiamo la possibilità di rimostrare queste immagini molto suggestive delle passerelle di Cristo. È un modo per omaggiare l'artista da poco scomparso e nello stesso tempo anche per celebrare questa davvero particolarissima installazione che non solo ha cambiato per alcuni giorni, per quei 16 giorni memorabili, la vista, il panorama sul Sebino, ma ha addirittura cambiato la mentalità, il modo di fare turismo. E l'eco di quei giorni, di quell'evento, di quelle installazioni, le passerelle che consentirono a 1.300.000 persone di camminare sulle acque del lago di Iseo, l'eco si sta facendo ancora sentire, ma soprattutto ha cambiato la mentalità delle località del lago di fare turismo, di proporsi. È stata una vetrina che ha consentito al lago, diviso tra la provincia di Bergamo e di Brescia, di presentarsi a livello mondiale. Ci fu una prima pagina sul New York Times e poi altre pagine sui quotidiani, sulle riviste. I social vennero addirittura ingolfati dalle immagini che arrivavano da queste bellissime installazioni. Questo giallo che aveva colorato il collegamento tra Sulzano, Montisola e l'isola poi lì vicino, quindi davvero erano atmosfere molto particolari, rese possibile dalla visione unica e dall'azzardo di Cristo che aveva scelto proprio il Sebino per questa sua installazione. E quindi noi abbiamo poi dedicato a questo anche la copertina della rivista di agosto, grazie allo scatto di Michele Rossetti. Meritava davvero una sottolineatura, anche se sono passati 4 anni, ma purtroppo la scomparsa dell'artista ci ha offerto l'opportunità di riparlare e di rimostrare queste bellissime immagini. Lo spieghi nel servizio, lo si dice, c'è un prima e un dopo The Floating Fears per il lago.
un prima e dopo Cristo sul Sebino e sono gli stessi protagonisti di quei giorni, gli amministratori pubblici e non soltanto, che affiancarono l'artista nei momenti della progettazione, della realizzazione e poi anche dell'apertura al pubblico dell'installazione, che sottolineano questo. Per questa realtà che sembrava al margine davvero non soltanto della Lombardia, ma addirittura quasi le stesse province nella quale si trova non ne davano il giusto valore, dopo quell'evento, davvero il dopo Cristo, ha cambiato significativamente la vicenda. C'è la testimonianza di Giuseppe Faccanoni, che all'epoca era il presidente dell'autorità di bacino, che dice: da bambino ricordo che i maggiori laghi lombardi erano 4. Poi crescendo mi sono accorto che erano 3. Finalmente dopo Cristo è diventato il giusto, è stato dato il giusto valore anche il Sebino ed è ritornato in questo poker dei laghi lombardi. E Vinchiarutti invece, il Riccardo Vinchiarutti, che all'epoca era sindaco di Iseo, innanzitutto sottolinea la pronuncia Cristo e non Cristo, come qualcuno dice a proposito dell'artista, sottolinea proprio anche lo spessore umano di questa persona che con grande umiltà si è trovato a realizzare un'opera che rimarrà davvero nella storia del Sebino e non soltanto. Sempre guardando alla bellezza vicino a casa, vicino anche alle grandi città, parliamo del Parco Nord di Milano, che oltre che essere un polmone, oltre che essere un luogo di una meta di gite anche in giornata, anche di poche ore per chi abita lì vicino, diventa anche uno spazio culturale importante. Eh sì, innanzitutto il servizio è curato da Maria Cristina Brambilla, che ci racconta come questo polmone, che fino a 40 anni fa era un'area anche qui marginale della città di Milano, della cintura di Milano, e in particolare c'erano soprattutto aziende e quindi anche una presenza per niente legata al discorso dell'ecologia, è cambiato ed è diventato davvero un polmone verde, un punto di riferimento per stare all'aria aperta, quindi un recupero notevole di quest'area, non soltanto, ma con appuntamenti che soprattutto alla fine dell'estate diventano anche un vero e proprio festival della biodiversità. E quindi è lì che ci si ritrova per momenti culturali, per rappresentazioni teatrali, per concerti, per laboratori, per la scoperta del territorio in una dimensione vicinissima a una metropoli come Milano, nella quale il verde, la natura, gli animali diventano elementi molto importanti con i quali gli uomini poi riescono a interagire e soprattutto, grazie anche all'impegno appunto del Parco Nord Milano, riescono anche a scoprire ciò che c'è proprio vicino alla propria casa. Le immagini sono significative perché mostrano davvero un ambiente nel quale non diresti che fino a qualche tempo, fino a qualche decennio fa, c'erano aziende, c'erano ciminiere, c'erano discariche e ora invece è il verde e gli alberi con gli animali ad essere i protagonisti. Rimanendo in pianura, parliamo anche del melone, un melone molto celebre. Sì, abbiamo parlato di 30 anni di Orobie, 30 anni nel corso dei quali la nostra rivista ha continuato a raccontare le eccellenze del territorio, prima soltanto bergamasco e poi lombardo, e un appuntamento fisso sulla nostra rivista è quello delle Sentinelle del Gusto. Silvia Tropea Montagnosi con il fotografo Marco Mazzoleni questo mese di agosto ci portano nella Bassa Bergamasca, a Calvenzano, dove c'è un'eccellenza molto particolare, il melone retato. Viene coltivato da sempre, c'è stato un periodo nel quale è passato così un po' in secondo ordine perché il mercato richiede prevalentemente meloni, frutti dolci, e quindi era stato accantonato dopo aver avuto un passato invece dove era richiesto anche dagli chef di Parigi, dove davvero la fama del melone retato di Calvenzano era notevole. La determinazione degli abitanti della zona ha consentito di conservare questa qualità d'eccellenza, questa antica qualità di melone
Comune Retato, e oggi c'è una cooperativa, tra l'altro tra le più antiche cooperative agricole, che continua l'impegno di portare avanti appunto la produzione e per far conoscere anche questo prodotto. Tra l'altro vengono poi realizzate anche delle confetture, un liquore, quindi ha trovato un suo mercato e merita di essere raccontato sulle nostre pagine, come bene sanno fare le nostre sentinelle, la Silvia Troppiamontagnosi e il fotografo Marco Mazzoleni. Chiudiamo questa carrellata, questa panoramica un po' sul nostro numero di agosto con una notte veramente suggestiva sul Pizzo Coca. Eh sì, perché ad agosto non si possono dimenticare le Perseidi, quindi le stelle cadenti. E Orobi è andata a cercare un punto di osservazione particolare grazie a Claudio Ranza, che è salito nel punto più alto delle Orobie e da lì, insieme al suo fedelissimo cane Lilli, ha aspettato la notte e quindi le stelle cadenti, immortalando queste immagini non con una certa difficoltà nel cuore della notte, proprio circondato dalle stelle che cadevano, e quindi ci ha regalato degli scatti molto belli che proponiamo sulla rivista di agosto, ma ha anche realizzato poi un lavoro che credo meriti di essere visto. E vediamo infatti questo video che ci riassume un po' quella notte.
Paolo, l'invito come sempre è di trascorrere l'estate seguendo un po' i nostri consigli, le tante mete che consigliamo anche questo mese. Eh sì, le mete che consigliamo sulla rivista, che trovate anche nell'applicazione Orobi Active, che trovate sul nostro sito www.orobie.it. Quindi davvero noi vi invitiamo a vivere l'estate all'aria aperta in Lombardia, alla scoperta del nostro territorio. Grazie Paolo Confalonieri e grazie a voi che ci avete seguito da casa. Una buona serata.